Planet. Music. Che bello, sono troppo felice stasera, puntata sapore, speciale. Sapore di sale che ha sulla pelle. È veramente una puntata speciale di Planet. Io sono euforica, sono veramente felicissima. No, io canto questa canzone non a caso. Perché? Per due motivi sono felice. Uno, perché questa puntata è il segno che veramente sta per arrivare il tempo bello, quindi l'estate. Comunque, noi siamo storicamente nella Versilia, locale, uno dei locali più conosciuti in tutta Italia. In Versilia, a Forte dei Marmi. Cosa c'è? Vediamo, quiz. Sapore di sale. Ci siete arrivati, forse. Sapore di mare, sapore di mare. Secondo me non l'hanno ancora letto. La capannina di Franceschi, la capannina. La capannina è storica, qui sono passati i più grandi cantanti italiani che hanno fatto la storia delle canzoni più belle italiane, di quelle divertenti e estive, non solo, ma anche le canzoni melodiche italiane che sono state bellissime. Hanno girato degli film, anni 60. Sono nate le storie d'amore più belle qua dentro, vero? È un po' cambiato tutto, perché siamo nel 2009, quindi è un po' cambiato. Alcuni angoli però sono rimasti, tali e quali come erano negli anni 60. La capannina, la cosa, cioè la struttura è uguale come gli anni 60, come hanno girato il film Sapore di Mare, che è stato girato anche qui alla capannina, e quindi è uguale, identico, è rimasto l'esterno, all'interno naturalmente è un pochino più moderno. La capannina non ha bisogno di spiegazioni, quindi noi entriamo e ce la viviamo, perché è giusto, quando parliamo di esperienza di divertimento, parliamo di Planet TV, è giusto venire anche a farci la nostra capannina. Sono felicissima. Con Laura Toccafondi, Planet TV, il piede del divertimento, con Laura Toccafondi e Marco Viciani, e questa volta abbiamo anche... Simone alla telecamera. Simone. Volta dopo anni che veramente riesco a divertirmi qua, grazie anche a loro, a Vida Loca, a Beppe, cioè veramente ragazzi è stupendo, è una cosa stupenda. Allora ci spieghi che cos'è Vida Loca? Vida Loca è lo staff di Lucca che si è trasferito qua in Versilia, che organizza le serate e praticamente eventi e qui veramente ragazzi parla da solo. Semplicemente il cliente è volenteroso, perché ripeto, guardate, 600 e rotte persone a cena. Solo l'inizio dell'estate 2009 per voi, vero? Speriamo, certo. Spera di far bene, di continuare a far bene. Bene, Beppe, uno dei responsabili, un uomo di peso, qua. Di statura. Di peso. È un grande, serata magnifica e siamo solo all'inizio, perché siamo solo alla cena. Abbiamo già visto video musicali, abbiamo visto una sfilata, un sax straordinario, un gruppo bellissimo e siamo solo all'inizio. Alex Movida, direzione artisti della Villa Resort a Montecatini. Sono una Movida, inemovibile. Ma si vede, sei solare, è divertente. No, di sicuro non potevamo partire meglio, sono dove contenti. Ci sei te c'è Movida. Ci proviamo, di solito sì. Non avete sbagliato niente, perché vedo che... No, per ora sta tutto riuscendo bene, ottima scena, ottima musica al vivo, bella la coreografia, tantissima gente, oltre 600 persone a cena. Io mi sono innamorata del sassofonista. Molto bravo. Come suona,
se no, no pensa... Io ho preso la cantante, capito? Cioè, giusto, è il gruppo Fuori Orma, una tradizione per la Capannina. È tutto a posto, è tutto come è la Capannina. Come la Capannina. Che bisogna dire. Nient'altro. Storicamente, negli anni 60. Quest'anno festeggiamo gli 80 anni della Capannina, quindi è un'annata storica. Poi siamo nata di mare, tutto. Ricordi la Marcord degli anni 60. 80 anni, è un'infinità. 80 anni. Storia, Italia, qui c'è la storia. Secondo locale più vecchio del mondo. Dopo lo studio 54 di New York. Ma cavolo, 80 sono tantissimi! 80 anni, cioè... Per una discoteca, e cosa ballavano in liscio qua? Sì, qui giocavano a carte negli anni 30, cioè era un ritrovo per gli aperitivi, la gente tornava alla spiaggia e andava nella sala a giocare a carte. Quella che oggi è il privé? E giù c'è il piano bar, sopra è la famosa sala delle carte. Che per una volta era così, ora è tutta discoteca, insomma. Gioco, esatto. Grande movida! Bello, bello! La Capannina, non parliamo, bisogna godercela e vivercela con Planet TV. Innamorata! Sì, ma di Michele. Sotto una palma? Sotto una palma. Che lui si chiama, spiega perché lui si chiama. A volte un articolo cambia tutto. Alessandra Palma! Palma! Yes. Non è bello quello che ha detto, che lui sta sotto palma. No! Nel senso, stare sotto la sua ala, ovvero sapere che c'è lui in una serata, che organizza un evento, che c'è anche il suo contributo. Nella storia, nel locale storico della Versilia, c'è un uomo storico. Sì, locale, vero? A parte chiunque entra in Capannina deve entrare in punta di piedi, perché la storia è la storia della musica, della discoteca. Chiunque entra qui dentro. Massimo rispetto a questo bellissimo posto. L'unico posto che ha avuto il coraggio di mantenere la propria immagine, il proprio prodotto da quando è nato. L'unico locale, penso, nel mondo. Quindi, tanto di cappello la Capannina. Ci troveremo qua tutta la stagione estiva? Spero e penso di sì. Speriamo anche noi. La novità, forse nuovi privé. Il patron Gerardo Guidi ogni anno fa qualcosa di nuovo per contentare tutti, quindi sicuramente... Comunque, se il buongiorno si vede dal mattino, come si dice? Sembra essere in Italia, vero? Sembra essere in Italia.